l'arena della politica del presidente Silvio Berlusconi a 7 anni. Nel telegiornale, nelle agenzie estere, quando si sente parlare di un uomo politico, un capo di un partito che prende 7 anni, si pensa all'omicidio, si pensa al furto, si pensa alla corruzione, si pensa alla concussione con spostamenti di quantitativi di denaro stratosferici, di gravi reati in cui uno ha rubato, ha frodato lo Stato, ha commesso i più gravi crimini, ci sono delle persone offese da risarcire. Ebbene, niente di tutto questo. Nella sentenza di Milano portata avanti da 5 donne, dicisi 5, che io apro una parentesi, le vorrei già, è triste, mi porta angoscia a vederle, senza un sorriso, così cupe, così triste, mi fanno tenerezza, mi verrebbe quasi voglia di invitarle a cena per farle vivere. Dante, io sono toscano, avrebbe detto che fan parte di coloro che non fur mai vive. In effetti la frustrazione quotidiana credo che le abbia segnate. Manderò un invito di portarle a cena per vedere di recuperarle. Chiusa la parentesi. Ci ho detto, ebbene no, niente di tutto questo. Abbiamo un PM che si è messo a indagare sui comportamenti privati di una miriade di persone. Si è permessa di dare giudizi morali sulla sessualità, non previsti dal codice. Si è inventata una indagine perché si vedeva già, magari sognava di prendere il posto della Boldrin alla Camera o di Grasso al Senato, di Napolitano a Presidente della Repubblica, perché diceva me lo sono intestato io l'eliminazione politica di Silvio Berlusconi. Ebbene, è stata immediatamente sconfessata dalla Presidente, quindi da un altro collegio di giudici che ovviamente, ancorché silenti, hanno voluto dire al popolo italiano no, quella Presidenza tocca a me, perché hanno rilanciato su ovviamente quella che loro considerano, non facendo i conti con l'oste, chi è l'oste? Il popolo italiano, perché loro la sentenza la dicono a nome del popolo italiano, che è sovrano, e il popolo italiano gli dice che Silvio Berlusconi rimarrà il loro leader e che vuole che faccia la riforma della giustizia per far sì che chi ha responsabilità civili, e io dico anche penale, questi giudici, no, devono pagare come tutti, come pagano il medico, la categoria del sottoscritto, come pagano gli ingegneri, come pagano i commercianti, come pagano gli agricoltori, chiunque sbagli deve risarcire civilmente e pagare anche penalmente. Il titolo quarto della Costituzione va modificato in questo senso e lo faremo già con il referendum dei radicali e dei socialisti parzialmente in autunno, e poi ovviamente con le nuove elezioni, quando il popolo ci darà la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato, ovviamente faremo le modifiche necessarie. Dicevo, questo PM, questa dottoressa Boccassini, che lei è molto triste, a vederla mi fa tenerezza e compassione, ho già detto. Dicevo che si mette a giudicare e fa un'inchiesta per sua soddisfazione personale, mettendo sotto controllo e investigando, ho detto decine, centinaia di persone, forse migliaia, spendendo soldi pubblici. Apro una parentesi, la malgiustizia ci costa l'1% di PIL, signori, 16 miliardi, quindi IMU e IVA messi assieme. Grazie a tipi come questi giudici che abbiamo sotto mano, tipo quelli che hanno condannato Boschi, un geofisiologo
geofisico tra i più importanti al mondo, perché non ha previsto i terremoti. Lasciamo, è come aver condannato Galileo Galilei. Dicevo, hanno investigato su questo grandissimo numero di persone per arrivare a una condanna politica di stile di vita che non ha niente a che fare col codice di procedura penale, perché per esserci la concussione ci vuole il concusso e qui non c'è, per esserci la istigazione alla prostituzione ci vuole la prostituta che qui non c'è, per aver avuto quindi rapporti con una minorenne ci vuole il rapporto che non c'è stato e quindi assolutamente quindi Silvio Berlusconi come Galileo Galilei, la Inquisizione allora era santa, adesso è comunista, lo ha condannato politicamente per prendere il potere per via giudiziaria. Ora, quali sono ovviamente i rimedi? Sono quelli che vi ho detto, riforma della giustizia immediata e con la necessità del risarcimento civile e la responsabilità penale di chi si è reso protagonista in negativo di questo scempio non voluto dal popolo sovrano. Questi non possono più parlare in nome del popolo italiano. Il popolo italiano non li vuole proprio più simili giudici, vuole dei giudici che rispettino le leggi e la Costituzione. E a proposito di Costituzione, una parentesi con la Corte Costituzionale, la separazione dei poteri è quello giudiziario, ma anche quello legislativo del Parlamento ed anche quello ovviamente esecutivo, il governo. Qual è il compito principale del governo? Di convocare il Consiglio dei Ministri e quindi quando e ha l'autorevolezza di convocarlo è il Presidente del Consiglio dei Ministri che lo può fare quando vuole, se vuole, dove vuole e nessuno gli può dire nulla. Anzi, diciamo noi giudici che gli stipendi che hanno sono troppi, i 60 giorni di ferie sono troppi, la pigrizia con cui portano avanti la lungaggine dei tribunali, dei processi sotto gli occhi di tutti, sia dal punto di vista civile, penale, amministrativo. Quindi è una cosa ovviamente vergognosa. Perché bisogna mettere mano alla giustizia? Perché non è più possibile vedere dei processi alla Pacciani dove un giudice gli dà l'ergastolo e fa carriera e un altro lo assolve dello stesso tribunale, dice non è il mostro di Firenze. Come ho già citato prima, il geofisico Boschi, uno dei più grandi del mondo, io vengo da una settimana a New York dove ho incontrato degli scienziati che sono messi le mani ai capelli, hanno detto ma come condannate chi non prevede i terremoti, allora condannate anche tutti i medici che non sanno dare ancora la vita eterna, insomma, che lo può dare solo il Padre Eterno ma non ci pensa nemmeno lui. E ovviamente il caso, visto che ho parlato di medici, il caso Ciucchi, Cucchi è emblematico, scusate, che ha portato alla condanna di soli medici, pensare se loro hanno adoperato loro o portato avanti il pestaggio, il caso Andreotti che a Perugia gli ha dato l'ergastolo oppure citato a Palermo, ce ne abbiamo, è il caso Craxi, ebbene questo non lo permetteremo e noi diciamo fin d'ora come segretario del nuovo PSI nel Popolo della Libertà che non permetteremo che succeda un nuovo caso Craxi e faremo in modo che tutti i socialisti riformisti siano allertati 24 ore su 24, impediremo che si continui a perpetrare il colpo di Stato in Italia con ogni mezzo che la democrazia ci dà e diciamo a chiare lettere che noi certe sentenze siamo onorati, orgogliosi di non rispettarle. Non solo di criticarle, non vanno rispettate, vanno rigettate al mittente con tanto di pagamento di responsabilità civile e penale, come tutti i lavoratori vanno
questi magistrati sottoposti a visita psicoattitudinale, sì, facendo, credo che avremo delle grandi sorprese, senza far nomi, soprattutto nella Procura di Milano. Grazie.